Oggi è una puntata interessante rispetto, diciamo, ovviamente alle tematiche già trattate importanti nella prima puntata. Questa è dedicata al mondo assicurativo e alla green economy, la questione dei green bond e gli investimenti appunto per passare questa, fare questa transizione tra la cosiddetta diciamo civiltà del carbone, la cosiddetta carbon economy, verso la green economy, che è quello che, diciamo, che ci auspichiamo tutti per avere un'equalità sociale e un rispetto dell'ambiente più marcato. Secondo appuntamento con Ecologica Festival, la rassegna promossa dalla Casa dell'Energia di Arezzo in collaborazione con Coworking WE5200. È stata così la volta del mondo assicurativo e la green economy. Si è parlato infatti di transizione ecologica, fornitura di energia verde, fondi etici di investimento ed ecobonus. È indispensabile anche alla luce della pandemia, che sicuramente dovrà far sì che il processo di transizione ecologica si acceleri. C'è necessità di intraprendere azioni e comportamenti virtuosi e sicuramente il settore assicurativo sarà fondamentale per governare questo processo di cambiamento, dove si dovrà passare dalla brown alla green economy a un futuro ecosostenibile. La serata è stata poi arricchita anche dalla musica dal vivo con Kevin Coci. Ho avuto un sogno l'altra sera, fumando sul balcone, sapete, facevo finta di fare il cantautore, ma niente di serio, era giusto per quelle quattro signore. Così ho chiesto ad un amico, lui già da tempo nel settore, se valesse la pena di buttare la vita per trovare la giusta canzone. Racconteremo una storia di 10 canzoni che tratteranno di sbronze, di solitudine, in particolare la solitudine dei clown e dell'autoironia, che non manca mai. Ho avuto la fortuna di cantare sia l'arte sia l'amore, ce n'è una che da tempo considero migliore. Anch'io sono un tipo che cambia, non so, costantemente anche da una canzone all'altra, ma soprattutto da un giorno all'altro, e sperimento cose, mi vesto in modo diverso, cioè ho superato la paura di apparire strano, ecco.